Allora, Avvocato Forgione, siamo fuori dal Carduccio. Avvocato Forgione, naturalmente, presidente dell'associazione. Ricostruiamo brevemente cosa è successo. Sì, allora, verso le 16:30 ho una chiamata da parte di un associato, che è anche mio figlio, del Carducci, che mi dice che si sono presentati la polizia locale, sindaco e dirigente, con il fabbro, dicendo che avrebbero dovuto murare gli accessi al Carducci e mettere le inferriate tipo al Politeama. A questo punto lui dice di aspettare che io sarei arrivata, io arrivo, dico che non sarebbero, che loro non devono entrare all'interno del Carducci perché non hanno alcun titolo. Mi dicono che loro lo fanno in virtù di una sentenza, di un provvedimento che non mi mostrano, e fanno riferimento a un'ordinanza dell'aprile 2014 di sgombero. Ovviamente io chiedo l'ordinanza, chiedo il contenuto dell'ordinanza e soprattutto di sapere quali devono essere i locali da sgombrare. La cosa che mi ha dato molto fastidio è che nel frattempo, mentre succedeva tutto questo, il sindaco era presente e continuava a passeggiare avanti e indietro per la città, attendente evidentemente un segnale di missione del suo stesso per vedere che io andassi via dal Carducci, perché questa è la cosa che mi ha dato più fastidio. In ogni caso, far di capire, non le hanno consegnato questa sentenza? Non mi hanno consegnato niente. Alla fine, non avendo nulla da consegnare, dopo aver parlato per circa una ventina di minuti, hanno deciso, per non uscire a vuoto, di fabbricarsi al momento un atto che sarebbe stato di resistenza pubblico ufficiale, non so per quale motivo, perché io avevo tutti gli estremi per non farli entrare, più occupazione abusiva del bene immobile nel quale sono dentro da 130 anni. Ma le sono state poi consegnate queste multe? Non mi sono state consegnate, non mi è stato consegnato niente, ero qua con l'avvocato Venco, che ugualmente ha detto che questa era una cosa che non doveva essere fatta. Ho chiamato anche i carabinieri, che ovviamente mi hanno detto che ero protetta dalla polizia locale, che mi stavo buttando fuori, e niente, erano presenti tutti i testimoni su quello. Ok, questo è quanto accaduto fino a questo momento. Sì. Da adesso in poi come vi muoverete? Noi andiamo avanti perché comunque le sentenze devono passare in giudicato, e veramente il modo in cui oggi c'è stato questo atto di forza, e soprattutto il primo cittadino che non si è neanche avvicinato, ma ha continuato a passeggiare per vedere sconfitto il Carducci, una cosa che veramente fa male alla città. Ecco, anche per chi la sta guardando, riassumiamo in breve perché il comune vi dice uscite e perché voi sostenete invece di avere pieno titolo a rimanere all'interno della struttura. Perché sono 130 anni che noi siamo all'interno. Noi abbiamo impugnato questa ordinanza di sgombero, che tra l'altro non identifica neanche quali siano i locali effettivamente del comune, quali siano i nostri, che comunque sono tutti nostri perché noi abbiamo il possesso, e noi andiamo avanti perché sono 130 anni che noi lo curiamo. E sostenete che i documenti dicano che ne avete diritto, i nostri corretto? Documenti dicono che abbiamo diritti, i nostri documenti continuano ad assegnarci, finché non ci saremo, alcuni locali identificati più tutti i locali di quali noi abbiamo necessità. In più sono 130 anni che il comune non ci ha mai chiesto i locali, e l'esucapione si fa in 20 anni, non si fa in 130 anni. Grazie mille. Prego, grazie mille.